per voi che ad Ancona ci siete nati, per voi che ad Ancona ci vivete, per voi che ad Ancona ci lavorate, per voi che ad Ancona ci venite soltanto a... Oggi è sabato 7 luglio 2007, da lunedì 9 luglio 2007 sarà tutta un'altra storia. Nel centro di Ancona è il centro della rivoluzione, Corso Garibaldi. Fino ad oggi è stata una zona ad un regime pedonale parziale, limitato a determinate ore della giornata e soprattutto non su tutta la lunghezza del corso. Da lunedì le cose cambieranno completamente con una pedonalizzazione 24 ore su 24 e soprattutto una ristrutturazione completa dell'area pedonale. Corso Stamira, 3 corsie ed un unico senso di marcia. La corsia di destra dedicata completamente agli autobus, la corsia centrale dedicata al traffico delle autovetture e la corsia di sinistra fino ad oggi è stato il regno della sosta selvaggia, con gravi e gravissimi disagi alla circolazione. Cambierà tutto da lunedì. Solo cambierà completamente la direzione del traffico, non solo per terra sono state disegnate tante nuove strisce, ma improvvisamente, quasi come fossero funghi, sono spuntati tanti nuovi semafori. Quante volte vi sarete sentiti dire da vostro padre, da vostra madre questa frase? Non ne potete più, vero, eh? E se adesso a dirvela fosse anche il comune di Ancona? Nuova viabilità a piedi e in auto, l'evoluzione necessaria. Lunedì 9 luglio la rivoluzione sta per cominciare, Corso Garibaldi, queste sono le ultime macchine, gli ultimi autobus che stanno per passare sulle 4 ruote su Corso Garibaldi, poi niente sarà più come prima. Non va, bisogna aspettare, ci dicono bisogna aspettare dalle 13 e forse alle 14, sarà vero? Sono le 12:37 nell'attesa che finalmente Corso Garibaldi venga definitivamente chiuso al traffico e magicamente spuntato il nuovo cartello della viabilità. Ma leggiamolo insieme. Zona traffico limitato dalle 6 alle 10, dalle 15 alle 17, eccetto autocarri per operazione di carico e scarico ed autorizzati, cioè si può andare in macchina nelle altre ore. Area pedonale dalle 10 alle 15 e dalle 17 alle 6. Però ancora dobbiamo iniziare. Questo è l'ultimo giro, siamo tra i pochi fortunati che per ultimi passeranno in macchina sul Corso Garibaldi. Vediamo un po', cioè le macchine parcheggiate iniziano a diminuire, tutti aspettano il fatidico momento, magari sbirciando dall'angolo di un negozio o da una finestra. Purtroppo però ancora non succede niente. L'ultimo comunicato ufficiale ci ha detto che il cambiamento, la rivoluzione inizierà alle 15, ma incrociamo le dita. Go back to the rock and see it at 4:40. Finalmente è presa, non se n'era accorto nessuno, nemmeno noi. Ci aspettavamo una cosa più massiccia, invece eccolo qua il vigile che teglia semplicemente con la sua manina. Siamo sul Corso Stamira, quale cose ancora non sono cambiate tanto, infatti c'è gente con un grosso punto di domanda stampato in faccia che si chiede ancora ma che cosa diavolo sta succedendo. It's talking about love. Ed eccola là, con la 100, la prima macchina che passa ufficialmente sulla nuova viabilità di Corso Stamira. Vediamo se riusciamo a beccarla, forse nemmeno lo sa che in questo momento sta per entrare nella storia. Vediamo un attimo, c'è anche uno scooter. Signora, la prima a passare. Quello scooter che è passato adesso, ragazzi, è il secondo che ci è passato. Il primo l'abbiamo preso solo noi. E allora ci siamo, è luce verde per la nuova viabilità di Ancona, out of limits su Corso Garibaldi. Invece Corso Stamira ha cambiato senso di marcia con due corsie, una dedicata completamente al traffico degli autobus e un'altra invece che scende giù verso il porto. A questo punto questa era la novità, la sfida da vincere ha lo stesso accento ma è un'altra parola, quotidianità.